direi che possiamo iniziare questa serata. Do il benvenuto a tutti voi per la numerosa presenza e partecipazione. Il mio ringraziamento è da parte di tutta la comunità al dottoressa Francesca Nodari, al quale va il nostro ringraziamento, i nostri più sentiti saluti. Dottoressa Nodari, che tra l'altro è il direttore scientifico del festival, alla quale è stato assegnato nel 2015 un importante riconoscimento, che è quello donne che ce l'hanno fatta, quindi un applauso e i complimenti da parte di tutta la comunità per questo ennesimo riconoscimento per il lavoro. Un saluto alla professoressa e relatore della serata, Elena Pulcini, che verrà presentata, credo, sicuramente meglio da me, dalla dottoressa Nodari. È davvero con soddisfazione che la comunità di Orzivecchi, con soddisfazione e con orgoglio che la comunità di Orzivecchi ospita questo tradizionale appuntamento, annuale ormai appuntamento dei filosofi lungo l'Oglio, di questo festival, soprattutto quest'anno in cui ricorre la decima edizione, e proprio da Orzivecchi parte questa serie di incontri, e quindi per noi è davvero un motivo di orgoglio. Il tema di questo festival è pane quotidiano per tutta l'umanità. Un tema che vedo si ricollega a quello che è il tema dell'Expo, quindi sull'alimentazione, sul cibo. Credo però che in questo festival assuma un'accezione un pochettino più ampia che non semplicemente quella dell'alimentazione e del cibo. Per trovare un comune denominatore mi è venuta in mente una frase di un poeta, correggetemi se sbaglio, io sono medico, non sono un letterario, quindi di un poeta giovenale, che diceva "mens sana in corpore sano". Sono andato a leggere e ho visto che erroneamente è stata interpretata in questi tempi moderni come con un senso diverso da quello che in realtà intendeva il poeta. Si è sempre inteso come non c'è una sanità mentale senza una salute corporea. In realtà intendeva dire che l'uomo deve cercare di raggiungere solo due beni fondamentali, che sono quelli della salute mentale e della sanità del corpo, quindi li mette sullo stesso piano. Quindi è sicuramente importante l'alimentazione, la cultura del cibo e la corretta cultura del corpo, della salute del corpo, ma fondamentale assolutamente è anche una cultura in senso più ampio, una salute e una corretta alimentazione della mente, e credo che serate, incontri e festival così importanti come questo contribuiscano molto anche a questa accezione più ampia che è l'alimentazione non solo del corpo ma anche della mente. Spero di aver interpretato nel modo più corretto quello che è il tema del festival di quest'anno. Lascio la parola agli importanti relatori di questa serata. Io vi auguro davvero un buon ascolto. Lascio la parola a dottoressa Nodari. Carissimi amici, sono molto felice che questa sera, ringrazio sin da subito la professoressa Elena Pulcini, sia proprio lei ad aprire il festival, così come aprì la prima edizione dei filosofi lungo l'Oglio, quando i filosofi lungo l'Oglio erano ancora cose da visionari, cose strane, cose campate per aria, secondo l'interpretazione di alcuni, che poi nei fatti è stata invece per fortuna smentita. E un grazie di cuore va all'amministrazione comunale di Orzivecchi, al signor sindaco dottor Marco Paderno, all'assessore alla cultura, dottoressa Liliana Ferrari, a cui mi lega, oltre a una grande stima, un grande affetto, a tutta naturalmente l'amministrazione comunale, che ci ha sempre creduto in questa manifestazione, così come vi hanno creduto gli amministratori, i sindaci, gli enti che insieme a noi, sottolineo insieme perché da soli non si va molto lontano, hanno costruito, hanno
dopo anno, edizione dopo edizione, questo festival. Sono davvero lieta di poter condividere con il pubblico, con la professoressa Pulcini e con l'amministrazione di Orzivecchi questa targa del Presidente della Repubblica, che è pervenuta in data 3 giugno. C'era stato annunciato l'assegnazione, ma fisicamente non disponevamo ancora della targa, targa attraverso la quale il Presidente, il Capo dello Stato, ha inteso manifestare la propria adesione a questa manifestazione, una benevolenza che ci onora e che ci spinge ad essere ancora più forti, più umili nell'andare avanti, nel fare di più, nel fare meglio, nel costruire dei festival sempre più interessanti. Un'altra gioia che vorrei condividere con ciascuno di voi è legata al fatto che abbiamo ricevuto la notizia ufficiale che il Festival Filosofi Lungo l'Oglio è stato inserito nella piattaforma F-Label, che è una piattaforma pilota lanciata dalla comunità europea che dopo che una commissione giudicatrice ha vagliato la sostanza dei vari festival, delle varie manifestazioni che si sono candidate, c'è stata una selezione e la nostra manifestazione è stata riconosciuta meritevole di questo conferimento, di questo F-Label, quindi siamo molto contenti anche per questo. Scuserete le due parole in più di introduzione, ma sono doverose, siamo alla serata di apertura, devo i ringraziamenti a degli sponsor importanti come la BCC di Pompiano e Franciacorta, la BCC Agro Bresciano, il gruppo Lalco, l'azienda IME, gli altri sponsor che ci hanno sostenuto. Non posso elencarli uno ad uno, ma in questo modo li vorrei ricordare assolutamente tutti. E poi, come diceva molto bene il sindaco, un tema quest'anno direi particolarmente importante, perché come ha saputo intuire il dottor Paderno, non abbiamo voluto mimare semplicemente o fare il verso, scusate l'espressione, al tema dell'esposizione internazionale, ma il nostro comitato scientifico con molta serietà e anche con un dibattito costruttivo e acceso si è misurato al suo interno per trovare quella parola, quell'espressione che meglio di altre potesse dare il senso di una trattazione a più livelli, plurivoca, come ormai siete abituati a vivere, a partecipare, ad assistere. E allora ci è parso che pane quotidiano per tutta l'umanità fosse la parola, fosse la locuzione forse più adeguata, e sottolineo per tutta l'umanità. Una parola che senz'altro può essere declinata in vari modi, il sostentamento corporeo, ma anche il nutrimento spirituale, ma anche le implicazioni che vediamo ogni qualvolta per chi è credente si recita il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che cosa significa dacci oggi questa preghiera, questa domanda? E qua mi ricollego subito e mi avvio a passare la parola alla professoressa Pulcini, chiede di non essere insensibili, per parafrasare un po' Isaia, alla carne degli altri, chiede di avere e di assumere maggiore responsabilità nei confronti di chi ci sta di fronte, nei confronti del volto dell'altro.
quando spesso invece si preferisce tirare dritto o si preferisce starsene nel proprio individualismo. Su queste tematiche così importanti, e non è un caso che la professoressa Pulcini questa sera apra questa decima edizione del Festival, ha molto riflettuto Elena Pulcini, che non ha bisogno della mia presentazione, è una delle pensatrici più interessanti e vivaci che abbiamo nel panorama culturale sia italiano che internazionale, è ordinario di filosofia sociale all'Università di Firenze ed è membro del comitato redazionale della rivista Iride, del comitato scientifico della rivista Quaderno di Comunicazione, del comitato direttivo della rivista La Società degli Individui, del comitato scientifico della rivista Politica e Società, del comitato scientifico della rivista internazionale Iris. La professoressa è attenta da sempre al problema della genealogia dell'individualismo e ha posto non a caso al centro delle sue ricerche temi fondamentali come il ruolo giocato dalle passioni, come le questioni relative alle patologie sociali della modernità, della teoria del soggetto femminile, della teoria del dono, della filosofia della cura. Ricordo tra le svariate innumerevoli pubblicazioni soltanto alcune: L'individuo senza passioni, Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Il potere di unire, femminile desiderio cura, Umano postumano, potere sapere, etica nel mondo globale, La cura del mondo, paura e responsabilità nell'età globale, direi che è il tema di questa sera, Invidia, la passione triste, i sette vizi capitali. Quindi con molto piacere io passo la parola alla professoressa, ma prima prego il dottor Bonassi di portarmi le copie, tre copie dell'opera che è stata firmata e realizzata dall'artista Enrico Zorzi per il Festival, prodotta in 105 esemplari e che mi pregio di donare come ricordo e come imprimatur sul e del decennale del Festival al sindaco di Orzivecchi, il dottor Marco Paderno. Ecco, se vuole pure aprire, se questa opera si intitola Conoscenza e rappresenta il pensatore Rodin, un po' il simbolo del nostro festival, e poi tutti questi omini che, come dire, che si aggrappano addirittura sul corpo robusto del pensatore e che esprimono quello che ormai da anni io amo chiamare un bisogno di senso e, per stare al tema, una fame di conoscenza. Davvero con i migliori auguri per festeggiare insieme questa decima edizione del Festival. Grazie. Io sono molto contenta di questo invito e intanto appunto di tornare qui dopo 10 anni in questi luoghi, e però sono, devo dire, appunto ho trovato dei cambiamenti enormi, sono assolutamente ammirata del lavoro fatto dalle due signore Nodari, che evidentemente hanno una passione molto forte in questo senso, ma anche un grande talento, perché la passione purtroppo a volte non basta, e mi viene da dire, quando ci si mettono, le donne fanno veramente delle cose eccellenti, per cui davvero complimenti. Passando appunto al tema, che quando mi fu detto qual era il tema generale mi piacque molto, e immediatamente la mia, appunto essendo che da diverso tempo mi occupo di temi legati alla problematica della cura, ho pensato che potesse essere un tema adatto a questo contesto. E quindi vi propongo qualche spunto in questo senso, poi al limite non so, magari facciamo anche due chiacchiere insieme, dialoghiamo un po' e così via, queste cose sono fatte penso anche per questo, no? Non sono lezioni universitarie, sono dei momenti di riflessione comune che sono preziosi, perché più ce ne sono e meglio è, ecco. E dobbiamo constatare che pur diciamo nella povertà della nostra
società in questo momento, non soltanto quella italiana, ci sono momenti come questo, ci sono iniziative come queste e ci confortano, perché evidentemente c'è una domanda, una domanda profonda, no? di sapere, di conoscere, di avvicinarsi anche appunto ai grandi temi, no? dell'umanità. E allora la cura. La cura, io appunto ho dato questo titolo, prendersi cura del mondo, un impegno quotidiano. E prima di dire qualcosa, diciamo, di più particolare legato appunto al titolo, è bene capire meglio che cos'è la cura, cioè di che cosa parliamo quando parliamo di cura, no? La prima cosa da dire è che la filosofia, qui siamo appunto tutti filosofi e quindi è bene fare anche una riflessione anche sui limiti della filosofia. Questo è un tema che la filosofia ha molto trascurato. Ci sono poche cose nel corso del tempo, insomma, forse soltanto qualche voce del Novecento, ma comunque in un modo sempre piuttosto marginale, dai grandi filosofi, da Jonas a Heidegger, troviamo questo concetto, però in una forma, come dire, sussidiaria, no? rispetto ad altre grandi problematiche. Io penso che oggi sia davvero una delle grandi parole d'ordine del nostro tempo, una parola d'ordine per l'età globale, ve la propongo così. E allora partiamo dal fatto che appunto la cura è sempre stata oggetto di svalutazione, da parte in particolare del pensiero filosofico. Perché? Perché il pensiero filosofico, il pensiero occidentale e moderno in particolare, ha molto valorizzato altre dimensioni. Legittime, giustissime, come la libertà, l'uguaglianza, l'autonomia e così via, tutte cose sacrosante, però ha un po' trascurato tutto ciò che in qualche modo poi riguarda il legame, no? Mi capita spesso di evocare il trittico della Rivoluzione francese, no? Uguaglianza, égalité, liberté, égalité, fraternité. Ecco, noi ci siamo molto occupati della libertà e dell'uguaglianza, non sempre nel modo giusto, ma ce ne siamo molto occupati. La fraternità sembra essere, diciamo, la cenerentola della situazione. Da qualche tempo a questa parte, però, c'è una forte, diciamo, rinascita di attenzione su tutto ciò che riguarda il legame con gli altri, le relazioni con gli altri, qualcosa che va appunto al di là del soggetto, no? Il soggetto è una categoria chiave della filosofia, ma se noi non lo consideriamo appunto in una maniera contestuale, se non lo consideriamo attraverso i suoi vincoli e le sue relazioni, diventa una figura, come dire, quasi fantasmatica, no? La cura non è stata soltanto svalutata, è stata associata fondamentalmente al soggetto femminile, alle donne. Anzi, potremmo dire che la cura è stata svalutata proprio perché è stata associata al soggetto femminile, e le donne a loro volta hanno subito, diciamo, questa identificazione con la cura che non le ha premiate. In che senso non le ha premiate? Beh, perché quando noi pensiamo alla cura delle donne, alla cura da parte delle donne in senso tradizionale, la cura coincide con una specie di vocazione altruistica, no? Cioè le donne sono naturalmente portate alla cura, si sacrificano per l'altro, sono essenzialmente oblative verso l'altro. Potremmo dire con una formuletta: gli uomini agiscono e le donne amano. È una diciamo, convinzione profondamente incisa, diciamo, nel nostro immaginario, nonostante i cambiamenti vertiginosi degli ultimi decenni. E soprattutto, appunto, è un amore che si esprime appunto in forma di cura, quello delle donne, che ha indubbiamente una sua indiscutibile dignità, ma che allo stesso tempo, e questa è la prima grande penalizzazione, le relega alla sfera privata.
La cura è stata svalutata in quanto associata alle donne, in quanto identificata con la famiglia, la sfera intima, la sfera degli affetti privati fondamentalmente. E quindi, come dire, identificare la cura con le donne significa trasformare le donne essenzialmente in un soggetto altruistico e sacrificale, no? Questo è stato un po' il nostro destino. Ma adesso a me non interessa fare un discorso, diciamo, che entra troppo nelle maglie di questa problematica, però è importante sapere che l'origine è questa. Quello che mi interessa sottolineare ulteriormente è che la svalutazione della cura non ha avuto effetti negativi solo per le donne e per la loro, appunto, identità e per la mutilazione parziale della loro identità, perché relegare la cura alla sfera privata, appunto, ha significato escluderla dalla sfera pubblica. Questo è il punto chiave, la sfera pubblica, la sfera sociale, la sfera politica, sembra non avere nella nostra tradizione, lunghissima tradizione, sembra non avere bisogno di cura. E questo è il nostro problema, perché appunto la figura, diciamo, che ha dominato il tema che si è imposto in tutto il nostro percorso moderno è quello di un individuo libero, sovrano, un individuo che persegue i propri interessi, che si fa guidare da una sorta di ragione strumentale, che agisce nella sfera, diciamo, del mercato e della politica e che stabilisce con l'altro essenzialmente dei rapporti di tipo strumentale. Tutto questo potrebbe essere sintetizzato nella figura dell'homo economicus, che oggi è di grandissima attualità. Oggi l'economia domina, l'economia è imperversa, noi siamo tiranneggiati dall'economia e dal potere economico. Adesso c'è stato un momento, diciamo, di cambiamento e di slittamento verso altro, ma vi ricorderete molto di recente, quando tutte le sere accendevamo la televisione per vedere a che punto era la curva dello spread, insomma, no? Cioè, cose che magari non ci eravamo sognati fino a qualche settimana o un mese prima. Allora, questo vuol dire che da un certo momento in poi l'economia ha dominato la nostra vita. E l'economia ha dominato la nostra vita, questo appunto spesso non si fa questo passaggio ulteriore, ma ha dominato la nostra vita perché noi abbiamo un'idea appunto dell'individuo come di un individuo economico, come di un individuo essenzialmente calcolatore, che persegue appunto essenzialmente i propri interessi e la propria autorealizzazione, che è mosso da passioni egoistiche e acquisitive. Tutte cose assolutamente innegabili, anzi sono talmente vere da veramente, come dire, occupare l'intero campo oggi del sociale. E però ci siamo dimenticati che c'è dell'altro. Non ci siamo solo dimenticati che c'è dell'altro, c'è stata proprio come una sorta di profonda rimozione di tutto ciò che non è egoismo. Cioè l'egoismo, l'individualismo sono state assunte come delle dimensioni assolutamente fatali, universali, obbligatorie per certi versi, no? E dunque tutto questo vuol dire che appunto l'assenza del tema della cura, della dimensione della cura, trova origine nell'assenza del valore della relazione. Noi possiamo ricostruirla, se andiamo a vedere, non vi annoierò certo con questo, la storia del pensiero filosofico, però incredibilmente è soltanto col Novecento che viene tematizzata l'idea dell'altro. Non c'è solo il soggetto, dice a un certo punto un certo Husserl, non c'è solo il soggetto, ma c'è anche l'altro, e con questo in qualche modo dobbiamo fare i conti. Non che questo non ci fosse anche nella filosofia precedente, ma non era mai stato tematizzato in questo modo ed era stato totalmente soffocato appunto dalla sovranità del soggetto, no? Una sorta, noi siamo ossessionati dalla sovranità del soggetto, dalla nostra, diciamo, assoluta autonomia.
E tutto questo, diciamo, l'assenza della relazione ha portato poi a quelle che appunto io chiamo le patologie della modernità, che sono tantissime, e purtroppo sono tantissime, l'individualismo, il narcisismo, la mancanza di limiti, la rivalità e la violenza, l'antagonismo e così via, ma non c'è bisogno che mi diffonda in questo. Si potrebbe un po' sintetizzare un po' questo piccolo quadro che sto facendo attraverso una specie di forbice, no? Da un lato il mondo della relazione, che è quello femminile, che è quello intimo, che è quello privato e che è essenzialmente sacrificale, l'altro al primo posto. Dall'altro, appunto, un individualismo illimitato, in cui l'io è al primo posto. Priorità dell'altro, priorità dell'io. Noi da secoli ci muoviamo in questa sorta di scissione che appunto, poi lo dirò più chiaramente dopo, secondo me va superata in un'altra direzione. Allora, noi dobbiamo a questo punto assumere la cura significa riabilitarla, significa ridarle un significato diverso, significa ridarle una dignità diversa, significa rimetterla al centro del pensiero e dell'azione, cosa tutt'altro che facile. Ma appunto questo è secondo me uno dei nostri possibili percorsi, e la prima cosa da fare è rendersi immediatamente conto che la cura non è soltanto una dimensione femminile, ma è una dimensione fondamentale dell'umano, del nostro essere umani, che appunto è stata rimossa, no, dall'egemonia dell'individualismo. E qui sorge la domanda: ma perché? Come è potuto accadere tutto questo? Perché la cura è stata così marginalizzata, svalutata, rimossa, relegata? E beh, qui la risposta non è semplice, ma in modo, diciamo, piuttosto sintetico, io direi che la ragione sta nel rifiuto di una parte costitutiva dell'umano, che è la sua vulnerabilità, che è la sua fragilità, che è la sua dipendenza. Rifiutare la cura equivale a rifiutare tutto ciò che dell'umano ci mette in qualche modo a disagio, che non siamo tanto disposti a riconoscere, che non siamo tanto disposti, diciamo, ad assumere in prima persona. L'individuo moderno, potremmo dire, non tollera la dipendenza, non tollera la vulnerabilità, non tollera la fragilità, non tollera di essere vincolato ad altre vite, vincolato ad altri destini. Qui mi viene in mente, per esempio, io non voglio fare citazioni, voglio dirvi le cose così tenendo sullo sfondo, diciamo, i riferimenti, però c'è un'autrice, forse la femminista più nota americana, che si chiama Judith Butler, che ha scritto delle cose piuttosto belle su questo piano, per esempio in un piccolo libro che si chiama Vite precarie, no? In cui insiste molto su questa idea, dopo l'11 settembre, no? Non a caso dopo l'11 settembre, cioè dopo quel momento fatale che cambia moltissime cose, perché appunto il paese più potente del mondo, più sovrano del mondo viene ferito a morte, no? E si accorge di essere vulnerabile. Da lì molte cose cambiano, come tutti sappiamo. Forse davvero è stato l'atto di nascita simbolico più macroscopicamente forte dell'età globale, dell'ingresso pieno nell'età globale, no? Cioè nessuno è più al riparo da niente, nessuno è più davvero al sicuro, non esiste più nessuna forma di immunità. Questo è
anche qui faccio un'altra citazione, prendo a prestito questo termine al mio amico Roberto Esposito, ma dove immunità vuol dire appunto è quello che ha caratterizzato un po' la nostra storia, che ha caratterizzato in particolare l'Occidente, no? Quello di, in fondo, lo Stato-Nazione, altro non è che questo, no? Cioè tracciare dei confini, sentirsi al sicuro in un perimetro che in qualche modo ci mette appunto al sicuro dagli altri. Ecco, tutto questo è ormai un'illusione, perché noi siamo in una, appunto, umanità, siamo un'umanità globale, perché noi viviamo in un mondo globale e quindi, come dire, è assolutamente inevitabile riconoscere la nostra dipendenza. Io sono, faccio una piccola pubblicità non personale, ma di un'operazione a cui tengo molto. Io sono tra i firmatari di un piccolo libro che si chiama Manifesto Convivialista, che è nato in Francia, che adesso si sta espandendo in tutto il mondo, che è molto attento a tutti questi temi, e il cui sottotitolo è Dichiarazione di interdipendenza, che io ho trovato una cosa geniale, no? Noi siamo, cioè la formula originaria, lo sapete bene, è comunque sempre la dichiarazione di indipendenza, no? Fa riferimento appunto ai processi emancipativi, no? Ecco, dichiarazione di interdipendenza vuol dire che noi riconosciamo definitivamente, una volta per tutte, che siamo appunto interdipendenti, che anche il più piccolo evento che accade in un posto remoto del mondo può creare effetti a catena in altre parti lontane del mondo, o che un grande evento come la crisi finanziaria americana poi dilaga in tutto il pianeta. E allora non si può più illudersi di chiudersi in un circuito immunitario. E probabilmente dobbiamo trasformare in una forza ciò che ci sembra una debolezza, far diventare una forza la nostra vulnerabilità, la nostra fragilità, perché riscoprire la fragilità e la vulnerabilità significa appunto riscoprire la relazione, significa dunque riscoprire una dimensione più complessa del soggetto, meno scarnificata, con la carne e il sangue che vengono dalla relazione con l'altro. E dunque riabilitare la cura significa, beh, niente di meno, operazione molto ambiziosa che certamente non pretendo di fare io, ma ognuno può dare il suo piccolo contributo, fondare una nuova filosofia del soggetto. Noi dobbiamo ripensare radicalmente il soggetto per come ci è stato tramandato dal pensiero moderno, dal pensiero liberale. Il mito dell'autosufficienza, no? Il mito appunto del soggetto sovrano di cui stavo appunto parlando. E dunque vuol dire pensare un soggetto che consenta di superare quella scissione che, di cui parlavo prima, tra un soggetto sacrificale che mette l'altro al primo posto, tradizionalmente le donne, e un soggetto autonomo che mette l'io al primo posto, tradizionalmente gli uomini, i maschi. E bisogna probabilmente pensare, dunque, andare al di là dell'opposizione tra priorità dell'io e priorità dell'altro, per pensare l'essere con l'altro. L'essere con l'altro, quella piccola parolina che sta lì in mezzo, che deve a questo punto richiamare tutta la nostra attenzione, il cum, il con, l'insieme, no? Diceva lei prima, queste cose possiamo farle queste belle cose possiamo realizzarle solo insieme, perché non ci riusciamo da soli. Per farvi un altro riferimento, c'è un bellissimo libro di un sociologo contemporaneo che io amo molto, che si chiama Richard Sennett, che si intitola proprio Togetherness, che tra l'altro è una parola intraducibile, perché in italiano sarebbe insiemità, ma non si dice, insomma, no? Noi lo tradurremo insieme, ma è qualcosa di più, no? Cioè è proprio quel coagulo, no? Che si forma nel momento in cui rientriamo in contatto l'uno con l'altro. E dunque il soggetto di cura chi è? È il soggetto vulnerabile,
è il soggetto che si riconosce come costitutivamente vulnerabile e che è capace di cura solo in quanto si riconosce a sua volta bisognoso di cura, perché altrimenti la cura diventa un falso altruismo, diventa appunto qualcosa di anche di obbligato, qualcosa di assistenziale, qualcosa di forzato. Ce ne sono tanti di esempi in questo tempo, ma non è quella la cura di cui sto parlando, non è quella la cura che vogliamo. Io propongo addirittura di per uscire da questa immagine un po' sacrificale di parlare di passione dell'altro, no? Cioè io sono legato all'altro da una molteplicità di sentimenti. Jean-Paul Sartre diceva l'altro è l'inferno, no? Cioè frase famosissima, e probabilmente voleva dire questo, cioè voleva dire che io esisto solo attraverso l'incontro scontro con l'altro, che appunto non va inteso come un incontro ecumenico, irenico e pacificante, no? L'altro è l'inferno, è quello che mi tira fuori di me, è quello con cui confliggo, è quello con cui dialogo, è quello con cui mi scontro, e quindi tutto questo mi spinge per l'appunto a rompere il circuito immunitario del soggetto sovrano di cui abbiamo un gran bisogno. E tutto questo sì è mediato da passioni, è mediato diciamo dal nostro coinvolgimento emotivo, perché è lì che emerge la vulnerabilità del soggetto. Le passioni sono il sintomo della nostra vulnerabilità, anche quando sono belle, anche quando sono gratificanti, sono comunque il momento in cui noi ci esponiamo agli altri, ci mettiamo in gioco, rischiamo l'incontro. Una tematica che sta rinascendo con grandissima forza e interesse e che può ulteriormente farvi capire di cosa sto parlando è il tema dell'empatia. C'è una grande riscoperta di questo tema che qui adesso rovescio il discorso. Prima ho dato diciamo una specie di bacchettata alla filosofia quando ho detto che la filosofia non si è occupata abbastanza di cura. In questo caso invece la voglio rivalutare, perché dell'empatia si stanno occupando molto le scienze empiriche, la psicologia, le neuroscienze, che ora vanno tanto di moda, questa storia dei neuroni specchio, no? Che ci dice che noi abbiamo nel nostro cervello, no? Delle componenti che ci mettono in relazione proprio così costitutivamente, biologicamente in relazione con l'altro e così via. La filosofia questa cosa l'aveva capita addirittura nel Settecento, no? Quando parlava di simpatia, che non ha a che fare con la simpatia che noi usiamo oggi, il termine che noi usiamo oggi correntemente. La simpatia di cui parlavano filosofi come Hume eccetera è esattamente l'empatia di cui si parla oggi. E questo era già stato intuito senza necessariamente fare indagini sul cervello. Naturalmente siamo molto contenti che la scienza dia delle conferme da questo punto di vista. Ma che cos'è l'empatia? È un punto parecchio controverso, ma per semplificare, empatia vuol dire capacità di sentire l'altro, capacità di sentire e comprendere le emozioni e l'esperienza dell'altro. Spesso viene usata la formula mettersi al posto dell'altro, mettersi nei panni dell'altro. Noi lo usiamo anche come nel linguaggio comune. Mi sono messa nei tuoi panni e ho capito, no, perché stai soffrendo per qualcosa, oppure mi sono messa nei tuoi panni e ho capito perché sei così felice. Perché attenzione, l'empatia non è la compassione, no? Cioè è anche un partecipare della gioia dell'altro, ma fondamentalmente è un partecipare dell'altro, e questo è proprio esattamente ciò che ci è mancato, ciò che è stato appunto relegato non si sa bene in quali profondità del nostro inconscio. E allora, come dire, senza empatia non c'è cura. La cura ha bisogno in prima istanza dell'empatia, e però è qualcosa di più.
È qui che io un po' mi distacco, diciamo, dai teorici dell'empatia, perché comunque sia non possiamo restare, nonostante la mia passione per le passioni e per i sentimenti, quello è il punto di partenza, ma il problema è come tradurre tutto questo. Poi, appunto, io non a caso nel titolo del mio intervento ho usato la parola impegno, come tutto questo si può tradurre in azione, come tutto questo si può tradurre in mobilitazione. Questo è oggi il nostro problema. E allora cura per me è importante perché ho scoperto, io non lo sapevo, che proprio dal suo significato etimologico cura vuol dire preoccupazione e sollecitudine, e quindi vuol dire, appunto, come dire, quello che gli inglesi chiamano concern, gli americani chiamano concern, no? Cioè preoccuparsi di qualcosa, stabilire una sorta di agenda emotiva delle priorità, ma allo stesso tempo essere solleciti, cioè fare qualcosa, rispondere in qualche modo, perché rimanere alla, diciamo, manifestazione dei sentimenti o ancora più indietro a provare dei sentimenti non basta. E dunque questo vuol dire che la cura presuppone un sentimento, presuppone un affetto, presuppone empatia, ma appunto allo stesso tempo presuppone un'attenzione e un impegno. Attenzione per me è una parola molto importante, ho scoperto soltanto non da moltissimo tempo che è una parola che è stata al centro di una grande filosofa del Novecento, Simone Weil, che la definiva la forma più grande, più alta di generosità. Perché appunto l'attenzione è esattamente il contrario, se voi basta che giriamo la testa intorno, no? E ci accorgiamo che tutto quello che abbiamo intorno è esattamente il contrario dell'attenzione, incuria, distrazione, indifferenza, tutto ciò che ci porta dall'altra parte rispetto a quello che invece richiede un'attenzione. Quindi empatia e attenzione per me sono due parole molto legate, molto affini. E attenzione è qualcosa che necessariamente poi si traduce in un'azione, per l'appunto. E infatti la cura, come poi dicono molte teoriche della cura, non dico niente di originale su questo, la cura è essenzialmente una pratica. La cura è essenzialmente una pratica, non è soltanto un principio morale, ma è anche per l'appunto lavoro. C'è proprio un'espressione di una, ora c'è una letteratura enorme su questo, soprattutto nei paesi anglosassoni su questo tema, e uno dei termini che ricorre costantemente è proprio quello di care work, lavoro di cura. La cura è sempre comunque un lavoro, un impegno capillare, concreto, quotidiano, per l'appunto. Poi torniamo un momento su questo punto, che appunto implica il coinvolgimento emotivo, implica la capacità di mettersi in gioco e implica la capacità di fare, di agire, di non restare nelle mura, diciamo, chiusi nelle mura della propria casa. Spezza l'immunità e diventa comunitaria, per l'appunto. Noi dobbiamo lavorare molto, no, su questa coppia che Roberto Esposito in un'altra prospettiva però ci ha proposto. E dunque che cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo a che fare con una dimensione universale che non può essere legata solo ad un sesso, che non può essere relegata nella vita privata, che deve invadere la vita sociale, la vita pubblica, la vita politica, e allo stesso tempo però quotidiana. E questa idea della quotidianità è solo della cura, se voi ci riflettete un momento. Perché, lo dico subito, un punto che volevo toccare dopo, ma lo dico subito, l'altro concetto, diciamo, che ha una stretta parentela con quello di cura che è stato evocato prima, è quello di responsabilità.
che anche questo è incredibilmente un concetto di cui la filosofia non si è occupata tanto. Ha cominciato nel Novecento con Hans Jonas a occuparsi di responsabilità. Perché? Jonas lo dice molto bene nel suo libro Il principio di responsabilità, perché finora è bastato il rispetto, il dovere e il rispetto dell'altro. Adesso il rispetto non basta più. Adesso dobbiamo farci carico di, adesso dobbiamo rispondere a, e quindi dobbiamo in qualche modo, appunto, agire responsabilmente. La responsabilità diventa l'imperativo. Il libro di Jonas in inglese è stato tradotto proprio l'imperativo della responsabilità, no? Non a caso. Proprio perché non possiamo più recedere da questo, perché ci troviamo di fronte a sfide talmente enormi e talmente radicali che la prima urgente risposta è quella di assumere in pieno la responsabilità, in questo doppio senso, non soltanto responsabilità di, quindi diciamo il rendere conto delle proprie azioni, che è già una cosa, cioè se già riuscissimo a fare questo saremmo messi molto meglio di come siamo messi, no? Cioè noi agiamo, le nostre azioni hanno delle conseguenze, noi dobbiamo assumerci la responsabilità delle conseguenze delle nostre azioni, questa è la responsabilità di. Ma c'è anche una responsabilità per, che è la responsabilità per l'altro, su cui dopo tornerò per una cosa finale. Ma l'aspetto importante che voglio sottolineare è che comunque la responsabilità, il rischio diciamo intrinseco al concetto di responsabilità, che pure è straordinariamente importante, è quello di rimanere appunto un principio astratto. La responsabilità non contiene in sé immediatamente, per esempio, e soprattutto l'idea di quotidianità. Quando noi evochiamo l'idea di quotidianità, dobbiamo parlare di cura. Se io non innaffio la piantina che ho sul davanzale tutte le mattine, muore. Se io non allatto il mio neonato tutti i giorni, muore. Se io non pulisco le strade della città ogni giorno diventa un inferno. Allora questo è ciò che ci manca, perché questo spesso viene fatto, ma viene fatto in certi casi in modo forse anche un po' retorico, in altri in un atteggiamento quasi di routine, no? Cioè si oscilla un po', diciamo la cura che noi conosciamo oscilla un po' tra una dimensione retorica nel senso materno del termine ad una dimensione invece di routine, no? Tipo appunto pulire le nostre città, lo dobbiamo fare, vabbè, vediamo, facciamolo alla svelta e poi passiamo ad altro. Invece no, invece il problema è sostare sulle cose, sostare capillarmente, appunto, quotidianamente, con un impegno quotidiano. Infatti la cura è una sensibilità per i dettagli, una sensibilità per il particolare, che certo le donne hanno sviluppato probabilmente più degli uomini, ma che comunque è possibile per tutti sviluppare. Dare importanza a ciò che in genere viene trascurato, a ciò che in genere non interessa, a ciò che in genere diciamo appare come secondario e che quindi diciamo è e che invece diventa assolutamente fondamentale. Il che vuol dire che non bisogna pensare alla cura come a situazioni qualcosa che interviene solo in situazioni eccezionali. Come, che ne so, quando ci mobilitiamo di fronte ad una catastrofe naturale o sedicente naturale e andiamo magari ad aiutare le persone che l'hanno subita, e non è neanche soltanto appunto aiuto assistenziale, no? Oggi quando si parla di cura immediatamente viene in mente tutto quell'enorme settore assistenziale che è la cura dei bambini, la cura degli
degli anziani, la cura dei malati, tra l'altro c'è tutta una sovrapposizione, no, di cura come terapia e di cura invece nel senso in cui io ne sto parlando, che è, gli inglesi hanno due termini, per terapia dicono cure e per cura nel senso in cui io lo sto analizzando dicono care, e quindi sono due cose completamente diverse. La cura di cui sto parlando non è la cura che guarisce, semmai è la cura che previene, perché appunto mette in atto tutta una serie di azioni capillari che impediscono forme di degenerazione, ma tutte queste forme di cura sono assolutamente fondamentali e bisognerebbe lavorare molto su queste, no? Basti appunto pensare all'ambito assistenziale, quanti disastri, no? Quando sentiamo dire maestre che malmenano i bambini o infermiere che picchiano gli anziani, cioè il settore assistenziale della cura a volte fa venire i brividi, no? E questo ci deve fare un po' riflettere, è quella che io chiamo, parafrasando Milan Kundera, l'insostenibile pesantezza della cura senza eros, quando la cura diventa un dovere, un obbligo, quando la cura mi sbatte in faccia la vulnerabilità dell'altro e io sono assolutamente disarmato ad accoglierla, a trattarla in qualche modo, quando la cura diventa dominio, se non addirittura violenza. Quindi attenzione, io sono ben lungi dal voler fornire appunto un'immagine irenica della cura, c'è una perversione della cura, c'è una patologia della cura che è quella che vediamo purtroppo spesso, no? In tutta una serie di situazioni che riguarda soprattutto la cura assistenziale, poi non soltanto nelle strutture pubbliche ma anche nelle sfere private, no? Quante angherie vengono fatte ai bambini, agli anziani, nella famiglia, nella sfera intima, eccetera. E quindi guai a cadere in una retorica della cura. Questo deve essere assolutamente chiaro, almeno questo è il mio messaggio. Deve essere invece quella che possiamo proprio definire una scelta di vita, uno stile di vita. Questa idea degli stili di vita sta penetrando sempre di più nella riflessione, nel dibattito contemporaneo, no? Cioè la necessità di cambiare lo stile di vita. Perché appunto noi siamo assolutamente talmente abituati ai nostri piccoli privilegi quotidiani, che non ce ne accorgiamo quasi più, che ci sembrano dovuti, che ci sembrano ovvi, e per questo è estremamente difficile pensare di cambiare il nostro stile di vita laddove diventa necessario. Ma perché è necessario? Perché è necessario cambiare gli stili di vita? E mi avvio un pochino, alla parte conclusiva di questa mia breve riflessione. E beh, perché appunto oggi siamo di fronte alle cosiddette sfide globali. Oggi, abbiamo fatto in modo da rendere possibile l'autodistruzione dell'umanità e del pianeta. Oggi, siamo vittime di tutta una serie di processi che non riusciamo più a controllare. Prima a cena parlavamo appunto della futura enciclica del Papa, di cui ormai parlano tutti, no? Che sarà certamente, sicuramente sul problema ambientale, sulla crisi ecologica, sul riscaldamento del pianeta e così via, ed è potrei dire colpevole che dobbiamo aspettare il Papa per occuparsi di questo e quindi gliene rendiamo merito. E quello evidentemente è di cosa si è accorto? Si è accorto che questa è la sfida per eccellenza del nostro tempo, che noi senza rendercene conto stiamo distruggendo quella che è l'unica nostra dimora. E non soltanto perché il pianeta è percorso da disuguaglianze abissali, perché è tornato in grande, purtroppo, auge il problema della povertà che credevamo completamente risolto, noi ingenui, figli dell'illuminismo e così via.
Ma proprio perché stiamo mettendo in pericolo l'unica dimora che ci è consentito conoscere. Poi, se ne scopriranno altre lo vedremo, ma per adesso noi abbiamo questa. Una cosa è certa, noi dobbiamo renderci conto che oggi siamo in presenza di un enorme ampliamento dell'idea stessa di altro. L'altro non è più soltanto appunto il prossimo vicino, non è più soltanto diciamo colui che incontro nella sfera pubblica, eccetera, ma è colui che vive lontano o viene da lontano, colui che è lontano nello spazio, e penso naturalmente alle popolazioni svantaggiate, penso ai barconi che arrivano a Lampedusa, no? Penso all'altro come diverso, che è un enorme problema. E anche qui non crediate che voglia fare della retorica, però dobbiamo in primo luogo, io non penso a nessuna possibilità appunto di un ecumenismo compassionevole, perché so benissimo qual è il tipo di inquietudine, no? Che suscita dentro di noi il problema della differenza, il problema di sentirsi assediati dalla differenza. E però dobbiamo partire dalla, diciamo, consapevolezza che questa è oggi la situazione. Non ci sono più zone immuni, noi viviamo costantemente in una situazione di contaminazioni. Ma se ci pensate, la contaminazione vale per tutta una serie di situazioni, non soltanto per l'assedio del diverso, ma vale per l'inquinamento degli oceani, ma vale per il fatto che ci arrivano continuamente un virus dietro l'altro, no? Dalla aviaria a Ebola, neanche me li ricordo più, uno dietro l'altro, che non si sa bene dove siano finiti. Fra parentesi, io e non solo io, quest'anno non so se è capitato a qualcuno di voi, ora per fare questo inciso un po' buffo, ma io ho avuto un'influenza terribile, che non avevo, ma forse non l'ho mai avuta in vita mia. Ho sentito la stessa cosa, nonostante i vaccini, cioè, ho sentito la stessa cosa di altre persone, e poi qualche giorno fa una mia amica mi fa, dice, ma non lo sai, dice, a me una mia amica medico mi ha detto che questa era la viaria. Era una forma di aviaria, ve la ricordate l'aviaria? È stato uno dei virus influenzali più terribili che ci hanno minacciato negli anni scorsi. E chi ci pensa più? Io non mi ricordavo nemmeno quasi il nome. E probabilmente è così, ma nessuno ce lo dice, nessuno ha interesse a dircelo, anche perché sennò non possono vendere i vaccini, no? Detto ora molto brutalmente, insomma. L'Ebola che fine ha fatto? Ci bombardano, no? Per settimane, cioè poi sparisce, boh, è guarito? Non c'è più da nessuna parte? Allora, noi siamo continuamente contaminati, così come siamo contaminati dal terrorismo, così come siamo contaminati da un'aria irrespirabile delle nostre città. Pensate a questi giorni, no? Cioè, io vengo da Firenze, ma qui state messi tanto meglio, cioè quest'afa, no? Questa cappa ai primi di giugno. Insomma, sono tutti fattori che sono evidentemente il segnale di cambiamenti radicali, ma che sono in qualche modo ancora stranamente un po' invisibili, per cui noi riusciamo a denegarli, no? Riusciamo a lasciarli fuori dalla porta, anche perché abbiamo, ci sembra, problemi, e in parte è vero, problemi più urgenti da risolvere, quindi è anche legittimo, però questo è un tema assolutamente fondamentale, perché questo è, diciamo, il segno, diciamo, è il luogo cruciale in cui siamo chiamati a prenderci cura del mondo, per l'appunto, perché siamo noi che lasceremo, probabilmente, diciamo, noi non soffriremo più di tanto le conseguenze di quello che sta accadendo, forse neanche i nostri figli, anche se io vedo dei processi sempre più accelerati. Ma certo le generazioni future, le cosiddette generazioni future, la domanda è, noi siamo responsabili di fronte alle generazioni future? Che mondo gli vogliamo lasciare? Jonas diceva una cosa molto bella,
non soltanto, cioè noi dobbiamo preoccuparci non soltanto di lasciare la possibilità di una vita, ma la possibilità di una vita degna di essere vissuta. E allora, cioè, qui così, su questo tema, su questa, diciamo, queste parole mi fermo. Forse dovremmo ricordarci che noi siamo appunto tutti interdipendenti. Essere interdipendenti vuol dire essere tutti in debito gli uni con gli altri. Ci massacrano col debito pubblico, ma nessuno si preoccupa del debito che ognuno ha con ciascun altro. E questa è, diciamo, la tematica del dono. Noi non possiamo uscire da tutto questo, che è poi, cioè, io leggo la cura come la forma per eccellenza del dono, diciamo, ma non in senso altruistico e retorico, ma proprio nel senso, diciamo, di riconoscere questa sorta di reciproco indebitamento come dimensione costitutiva dell'umano. Solo allora probabilmente riusciremo a sentirci appunto un'unica umanità e a mettere in atto appunto una serie di azioni, pratiche, mobilitazioni che diventano, temo, ogni giorno più urgenti. Grazie.